Allora, prendiamo il discorso del convegno che si è svolto a Caulonia Marina il 2 di dicembre sul tema Repubblica Rossa di Caulonia. Grazie a Ciavola che ci dà lo spazio, che mi ha dato questo spazio. Io la cosa che intanto per prima cosa volevo dire è un fatto personale, diciamo così, personale, familiare, perché nel libro di Mercuri, che parla della rivoluzione di Caulonia, di Giuseppe Mercuri, a un certo punto dice uno dei nobili del paese è stato condotto presso il Tribunale del Popolo. Era un campisi, un veterinario campisi, e a un certo punto si è sentito questo fragore, l'hanno condotto, l'ha portato uno dei rivoltosi, l'ha condotto davanti al Tribunale del Popolo, e dice il professore Mercuri, che ha scritto questo libro, dice un angelo custode, un certo Briglia, ha fatto in modo che al veterinario Campisi non venisse torto un capello. In realtà qualche colpo l'ha preso il veterinario Campisi, qualche botta gliel'hanno data, un'umiliazione l'ha subita, diciamo un po', però i colpi che gli volevano dare, non so cosa volessero dargli, non li ha ricevuti. Dice il professor Mercuri, è stato un certo Briglia, sembra che avesse una somiglianza e sembra che fosse il figlio naturale. Ora, è tutto vero. C'era la somiglianza, si somigliavano come due gocce d'acqua ed era suo figlio naturale. E lui era Luigi Briglia, mio nonno, Mastro Luigi Briglia, una persona molto dignitosa, un grande lavoratore, molto stimato e era suo padre. Umanamente non possiamo, diciamo così, biasimare. Però la cosa a cui tengo a dire è che Luigi Briglia, che era uno dei rivoltosi e che è stato da Cavallaro, era uno dei fidatissimi di Cavallaro. A dire il vero, secondo me Cavallaro un po' l'ha turlupinato, come devo dire, l'ha coinvolto in buona fede perché era un grande, una persona di buona fede. Però detto questo, chiusa la parentesi, Luigi Briglia però per aver fatto quel gesto non ha ricevuto nessun beneficio né dalla legge, diciamo, né lo stesso Campisi, suo padre. Luigi Briglia ha fatto 28 mesi di carcere. È stato umiliato al vecchio macello quando i rivoltosi, finita la rivolta, sono stati portati al vecchio macello e umiliati, calpestati, buttati per terra nell'acqua fredda, eccetera, eccetera. Quindi nemmeno personalmente l'ha ringraziato perché Luigi Briglia si chiama Briglia di cognome, non ha avuto un riconoscimento di cognome, non ha avuto un albero di arance in regalo, non ha avuto nulla, è stato frutto, questo ci tengo a dirlo, Luigi Briglia è stato frutto di una violenza sessuale, di uno stupro, perché è vero, bisogna dire che i nobili, i ricchi, i signori, i gnuri, chiamiamoli come vogliamo, abusavano del loro potere. Altro che jus prime noctis, c'era lo jus prime noctis e c'era lo jus iornus pure, come devo dire, cioè quelli, no? Beh, questo era un veterinario Campisi che doveva visitare le mucche e le capre, invece visitava le massaie e le visitava per bene. Ecco, e quindi mio nonno è nato da una violenza sessuale su una povera donna. E lui si è cresciuto da solo, quasi come un orfanello, ha avuto una sua vita dignitosa, è campato, è vissuto per 93 anni ed è rimasto dignitosamente Luigi Briglia. Però, chiusa questa parentesi, io dico che la rivolta ha lasciato sì un anelito di emancipazione e di liberazione, ma solo questo, perché per tutto il resto, devo dire pure che la rivolta andrebbe guardata ormai a 80 anni quasi di distanza, con distacco, in modo asettico, senza partigianeria. Io leggo partigianeria dall'una e dall'altra parte, a dire il vero. Luigi Franco è stato più razionale e più asettico rispetto alle altre posizioni. Quando Amendolia dice dobbiamo ormai guardare con distacco, non dobbiamo più farci prendere dalla foga, dall'affettiva
toasità pure che possiamo avere per le persone. Per esempio, io avevo mio nonno Luigi che era uno dei rivoltosi. Ilario Gennaro era fratello di mia nonna materna ed era uno dei rivoltosi, quello che ha picchiato un dissidente, uno che ha fatto una specie di spia, che era Nicola Crenci, che era un cugino di mio padre e che è stato picchiato da un prozio di mia no, da un mio prozio. Cioè, cosa voglio dire? Che dovrei essere, se volessi fare, diciamo, posizione di partigianeria, dovrei essere contro perché il cugino di mio padre è stato picchiato selvaggiamente. Oppure dovrei essere a favore perché avevo i rivoltosi? No, bisogna guardare ormai con distacco, bisogna però dire che c'è stata una violenza, a volte gratuita, esagerata, da parte di almeno tre componenti, che erano i rivoltosi, che sono stati originariamente i fascisti hanno commesso violenze gratuite, e che è stato però anche lo Stato italiano che non ha applicato uno Stato di diritto. I funzionari dello Stato, il prefetto, i marescialli, i carabinieri, eccetera, eccetera, sono stati molto violenti. Però la violenza, secondo me, che andava evitata, io posso capire la violenza dei fascisti, ma la violenza che andava evitata è la violenza dei rivoltosi. C'è un bellissimo scritto di Cavallaro che viene citato nel libro di Fra Martino Amendolia, La Repubblica Rossa di Caulonia, che dice: operai che non siete servi, contadini che non siete schiavi, ben pensanti, eccetera, in piedi, e dice in un passo: voi non volete né farete basse vendette, poiché la vendetta pone il germe fatale al giro, finora ininterrotto, delle brutture umane. Voi non farete basse vendette. Invece, nel corso della rivolta, quando venivano portati i cosiddetti prigionieri politici, non so come, questi nobili, o c'è il fascista Ocello, il notaio Pipino, non so, credo che si chiamasse Pipino, altri prigionieri, hanno subito delle cose, poi anche tra la goliardia, la violenza esagerata gratuita, i 300 sputi in bocca con una pistola che gli apriva la bocca a Ocello, credo che fosse una cosa di un'esagerazione e di una. Oppure, non so, caricare sulle spalle una pietra scalzo a una persona. Ecco, io penso che questa violenza da parte dei rivoltosi ha fatto in modo che li mettesse da una posizione nobile che poteva avere la rivoluzione, da una posizione, diciamo così, da un'ottica di emancipazione, di liberazione e di esempio pure che doveva dare, di non essere al basso livello, come dice Cavallaro. Voi non dovete scendere a basse vendette. Invece sono scesi a basse vendette. Ecco, e quindi questa è la cosa che io dico. Una violenza che ha finito per mettere in cattiva luce, anche perché le violenze le praticano i dittatori, le ha praticate, per esempio, il richiamo a Stalin, che Stalin avrebbe detto ci vorrebbe un cavallaro in ogni paese. Vincenzo Taranto, il cui libro io ho letto e al quale libro mi richiamo, lo ritengo il maggiormente attendibile. Vincenzo Taranto è stato in Russia, è stato a scuola di partito in Russia, Taranto, per tanti anni. E lui è andato a scartabellare la Pravda, è andato a chiedere, è andato a fare. Vincenzo Taranto dice nel libro: non è vero, è una balla colossale che Stalin avrebbe detto questa cosa. Non ha detto nulla, ma dico io, ove mai avesse detto Stalin che ci vorrebbe un cavallaro in ogni paese, ma Stalin era un dittatore sanguinario, benedetto Dio, Stalin era un dittatore che ha ucciso milioni di persone. Allora c'è uno sponsor di questo tipo a Cavallaro, gli avrebbe fatto ancora più danno, non lo avrebbe agevolato. Quindi, sia che l'abbia detto, sia che non l'abbia detto, che non l'ha detto, quindi è una balla. Ma se l'ha detto, Cavallaro ha avuto uno sponsor molto negativo. Ecco, torno su Vincenzo Taranto. Vincenzo Taranto, nel bel libro che ha scritto, dice: il Partito Comunista non ha mai
sostenuto la rivolta violenta in quel modo. Anzi, quando il figlio di Cavallaro, credo che fosse Ercole, ha commesso quell'abuso di andare a perquisire, a saccheggiare la casa di Prota, e che poi è stato denunciato, che poi è stato arrestato, e quella è stata la scintilla che ha fatto scoppiare la rivolta, Cavallaro è stato espulso dal Partito Comunista. E quando sono andati a casa di Cavallaro a consegnare l'espulsione, la lettera di espulsione dal Partito Comunista, Cavallaro ha reagito con le mani, le ha prese a botte a quei ragazzi, a quelle persone che si sono andate a casa a dirgli: guarda che tuo figlio ha commesso un'esagerazione che noi come Partito Comunista non accettiamo. Ma tutto il percorso del rapporto tra Partito Comunista e Cavallaro è stato complicato, è stato molto difficoltoso, tant'è che il Partito Comunista non ha mai accettato quel modo di fare. C'era un gruppo del Partito Comunista che erano Gennaro, Briglia, De Guisa, un altro che non mi ricordo, eccetera, un nucleo che hanno sempre visto Cavallaro con atteggiamento guardingo e con difficoltà, perché Cavallaro aveva un suo gruppo, una sua concezione clanica, familista, molto carismatica, direi in modo eccentrico ed egoista, e viene fuori, a dire il vero, viene fuori un po' da tutti i libri, però dal libro di Taranto viene fuori ancora meglio. Il Partito Comunista, fino alla fine, dall'inizio fino alla fine, anzi alla fine poi ha sconfessato Cavallaro. Probabilmente gli hanno anche raccontato, gli hanno detto: deponi le armi, smettila, non proseguire. Tant'è che poi Cavallaro ha capito, ha smesso, gli hanno promesso che avrebbero commissariato il paese, al comune, un dirigente comunista, spero di dire la cosa corretta, tant'è che poi in realtà i dirigenti comunisti sapevano che ormai non potevano più nemmeno salvare Cavallaro, e quindi la rivolta è finita nel sangue, nella repressione. È rimasto, secondo me, un anelito, ripeto e finisco, un anelito di emancipazione, di liberazione da una povertà, questo bisogna dirlo, da una povertà estrema, da una povertà da libro cuore, da una povertà di altri tempi, non si aveva da mangiare, non si veniva dalla prima guerra mondiale, si era sotto una dittatura, c'era una povertà, questo bisogna dirlo. Ma è rimasto questo desiderio di liberazione, di superare un'oppressione, ma che poi tutto sommato la rivolta forse nemmeno ha risolto, perché poi sono finiti in carcere, sono finiti sotto processo, e quindi rimane però questa bella memoria per il paese che può dire, e per quelli che quando non hanno altre cose da parlare più interessanti per oggi, buttano il pallone fuori da tribuna e dicono: parliamo della rivolta dei Cavallari. Ho finito.